Buongiorno amici, benvenuti nel mio canale e nella mia cucina. Io sono Adriano e cucinerò tre ricette alla settimana, il lunedì, il mercoledì e il venerdì. Oggi preparerò delle polpette di riso al salmone, fresche fresche per l'estate. Seguite la ricetta, ciao! Iniziamo col cuocere il riso. Io ne metto un bicchiere e mezzo. Tre bicchieri d'acqua. Naturalmente io lo faccio in microonde con la pentola del microonde. Mettiamo un pizzico di sale, un goccino d'olio, un cucchiaio di formaggio spalmabile. Mescoliamo tutto. Naturalmente se non avete la pentola per il microonde farete il riso normalmente nell'acqua bollente. Metto un foglio di pellicola e poi il coperchio, che metterò adesso in microonde. Lo metterò per 17 minuti perché deve venire bello cremoso, ok? Ecco. Ecco qua, il riso è pronto, è bello cremoso. Ora, una volta che si è freddato, mettiamo del formaggio spalmabile, 2 cucchiai. Mescoliamo tutto. Ecco qua. Ora prendiamo del salmone affumicato, lo tagliamo finemente e lo mettiamo dentro il riso. Ne ho usato 100 grammi che ora metterò dentro il riso. Ora mescolo tutto. Ora serviranno 20-30 grammi di pistacchi, li tagliamo finemente. Ecco, ora li mettiamo dentro il riso. Mescoliamo tutto. A questo punto iniziamo a fare le polpette. Prendiamo un po' di riso. Cerchiamo di preparare le polpette. Ok, e le appoggiamo in un piatto. Eccole qua. Ora prendiamo altro salmone affumicato e facciamo delle piccole foglioline da mettere sopra ogni polpetta. Lo appoggiamo sopra. E lo appoggiamo sopra. C'è un profumino. Ce ne sono altre tre. Un altro qua. Qua. E l'altra. Ok. Per concludere, mettiamo della granella di pistacchio. Ora sono pronte in piatto e assaggio. Eccole qua, impiattate. Ho messo un po' di rucoletta sotto, condita con dell'olio e del sale. E poi sopra la polpetta ho messo una fogliolina di basilico. Molto molto carina. Ora assaggio. Buono. Mi sembra di mangiare sushi. Mettetele in frigo
fatele rinfrescare un po', perché fredde sono più buone. Che dire, se questa ricetta vi è piaciuta mettete un like, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella, mettetemi qualche commento. Alla prossima ricetta, a venerdì, ciao!